col Clio Williams. Ecco, ha fatto un bel passaggio, ha buttato la macchina leggermente di traverso, non ha perso niente, poi si è trovato in piena accelerazione sul rettilineo successivo. Bellissima questa immagini dal basso, i tornanti, adesso esce aprendo tutto con la potenza del Clio Williams. Molto molto bene, perché ha fatto vedere una guida tipo pistaiolo, si è allargato, ha stretto, ha richiuso la curva e è uscito in accelerazione. Questa è la guida da tenere, specialmente bellissimo, solo per quelli che non devono lottare per la vittoria. Sta partendo intanto De Tommaso in coppia con Fortunato, qui vediamo subito in gara Chiabotto con Barbieri, che su un altro Clio Williams. Dietro è partito il numero 35, dunque partenza dopo partenza, davvero si susseguono con grande ritmo e con grande spettacolo. Ricordiamo 2 km 35 da compiere qui intorno alla colonia del Formont. Qui abbiamo il numero 34 che è Chiabotto con Barbieri, ma diciamo che Tanino più o meno sono stati tutti sugli stessi tempi, non hanno perso molto. Ma i primi dovrebbero essere stare sui tempi, l'unica curiosità è che ancora non abbiamo i tempi né di Negri né di Salio né di Ridman, che bisognerebbe compararli con Cannella, Pozzi e Giudici per capire se quel rent di 3 secondi è stato abbattuto oppure la forbice fra il miglior tempo e gli altri. Vorrei chiedervi la linea se fosse possibile, perché vai Vincenzo, vai, volevo sentire anche Lavarini per esempio. Vincenzo, sì, eccomi qua. Allora io vorrei sentire un po' anche Lavarini. Allora, avete provato abbastanza provato bene? Provato il giusto, non troppo, non poco, il giusto che serve per non sbagliare e divertirsi, basta, cerchiamo solo il divertimento con la macchina così. Qual è il tuo avversario diretto? Io le sto davanti. E Martinello ovviamente, che sono anche amici, in bocca al lupo. Allora proviamo un po' a sentire anche se volete anche altri piloti. Abbiamo qua anche il nostro camera car. Allora c'è Buffo che ci fa anche da, allora vediamo un po' se riesco un po' più da vicino. È il nostro cameraman lui, dobbiamo trattarlo bene. Allora, mi raccomando, un bel sorriso. Certo, senz'altro. Vediamo un po' come va a finire qua. Vediamo, siamo qua per divertirci, siamo qua per prendere punti del Piemonte Val d'Aosta, che ci vede terzi assoluti, vediamo un po' come va. Aspetta che vado avanti. Ecco, lasciamo andare perché devono portarsi allo starter per la prima speciale. Vi ricordiamo che Buffo poi ci farà avere la sua, è uno dei nostri cameraman diciamo volanti, e dopo la prova al termine della ecco qui c'è una tifoseria. E chi è che arriva qui? Chi è che arriva? Sta arrivando qualche personaggio, perché qui c'è un tifo indescrivibile. Anche il commissario si è girato perché dice: cos'è questo tifo da stadio? È arrivato, no, è un ragazzo di Pettenasco credo, adesso andiamo a vederlo, andiamo un po' a sentirlo. Qui c'è dall'altro, sono un po' tutti i ragazzi della Canottieri e la Govolta, eccolo qua. Allora è Cerutti, beh, vediamo un pochettino se riesce a venire un pochettino più avanti. Cerutti, cosa fai in giro con cappello e parrucche? Allora vediamo un po' se riuscite a venire un pochettino più avanti, che così magari riusciamo anche a fare un'intervista e a spiegare l'arcano e il mistero. Allora, eccoli qua, questo tifo indiavolato. Spero che il nostro cameraman, se riesce a girarsi e a riprendere un po' la tifoseria da stadio di Cerutti. Senti, hai una bella responsabilità, perché se non fai un buon piazzamento questi qua mi sa che ti fanno polpettine domani sera. Certo, vedremo, perlomeno da divertirci e far divertire, l'importante è quello. A proposito di divertirsi, spieghi che cosa fanno queste parrucche bionde sulla tua macchina? È per completare l'opera. Avete capito? Avete capito ovviamente lo spirito con cui amici cusiani di Cerutti lo stanno seguendo. Allora io non so se si sente, sì,
Vincenzo, ti riprendo la linea, poi c'è Bocchio col 42, Margaroli col 43 che potrebbero essere, certo, interessanti da intervistare. Adesso andiamo a vedere la prova. Certamente, sicuramente, siamo rimasti impressionati dal seguito che hanno, che ha Cerutti con tutti i suoi amici qui che lo stavano incoraggiando, davvero sembrava di essere lo stadio. È rimasto un po' impressionato anche il commissario di gara vedendo questi qui che dietro che urlavano. Ok. Ti riprendo la linea, Vincenzo, adesso c'è in gara Buffo con Carezzana su Peugeot 205 GTI, poi come detto abbiamo un altro pilota davvero interessante che è Bocchio con il 42, qui vediamo partire Maurizio Cerutti in coppia con Mario Vittori e Margaroli, pilota di casa molto bravo con Marzio Conti, dunque Margaroli. Qui vediamo che la regia si sofferma anche sul pubblico, qui abbiamo Cerutti sulle prime curve, però attenzione perché abbiamo Tanino Orlando che non ha ancora i tempi definitivi degli altri piloti. Abbiamo per adesso un giudice che però non può essere Tanino, data come sorpresa, perché 2.03-2.06 in una prova spettacolo è pochino, insomma, no, non si può avere un riscontro. No, non, sono proprio indicativi per dire che giudice è andato bene, però non si può dire che gli altri sono andati male, perché adesso sulla prova di Crodo i conti ritorneranno a posto, vuol dire che i primi distanzieranno tutti gli altri inequivocabilmente, perché ci sono 10 chilometri terribili. Dunque continuiamo a seguire le prove, qui stiamo vedendo i Peugeot, qui parte un'altra Clio Williams che vanno insieme a Ghirardelli, adesso ci sarà Bocchio che è un pilota molto interessante con 42, Margaroli che è un pilota di casa che va sempre bene qui al Vaglio Solano. Margaroli è il mio pupillo, il Fabrizio, speriamo che faccia una gran bella prova, che non si faccia prendere la mano per la gente, speriamo in un ottimo risultato. Anche Bocchio, vediamo qui la macchina, proprio Bocchio Marchiori, uno di quei piloti che poteva dare sicuramente spolvero a questa 40esima edizione, che ha tanti big davvero in calendario. Abbiamo visto Saglio, abbiamo visto Ridman, abbiamo visto Nicolini, abbiamo visto Pozzi, aspettiamo anche Amelio con l'86, con il 41, vediamo adesso Vanni, aspettiamo Bocchio Margaroli, sempre prova spettacolo, PS1 da Druogno. 10 prove speciali di questo Vallio Solane, 40esima edizione, la novità sui due giorni, si inizia come vediamo dalla prova speciale numero 1. Riprendere il treno con tutta la vigenzina, con tutta la gente che è fuori da Finestrini che quindi guarda. Quindi abbiamo un po' divertita, credo, è interessante. Come diceva, ci ricordava Vincenzo Amato, passa anche la vigenzina, tantissima gente davvero assiepata qui a Druogno per seguire la prova spettacolo, poi si andrà a Crodo per un'altra bellissima prova, adesso comincia a entrare nel vivo il rally, sarà selettivo sicuramente. Adesso l'elicottero si sposta sicuramente in direzione di Crodo, dove seguiremo la seconda prova speciale. Noi continuiamo ancora a seguire le macchine in diretta con Vanni e Ghirardelli. Fra un attimo partirà anche Bocchio in coppia con Marchiori. Io, Vincenzo, ti do la linea per seguire magari due parole con Margaroli. Allora, io volevo sentire adesso Margaroli, se viene un po' più avanti, altrimenti mi sposto io, spero che voi sentiate bene. Aspettiamolo che si sta spostando, eccolo qui. Allora, si sta posizionando alla partenza della prima prova, molta attenzione e anche un po' di tensione. Un po' sì, adesso vediamo un po'. Vediamo di farlo il prima possibile, almeno passa tutto. Sicuramente, voi avete provato, visto che avete però delle note un po' particolari. Le abbiamo scritte tutte per non sbagliare, almeno dovremmo uscire quando dobbiamo. Bene, in bocca al lupo allora, e crepi il lupo. Eccoli qui che stanno per partire, adesso Margaroli. Vincenzo, ti prendo la linea perché c'è Bocchio in pista, bravissimo Bocchio con il Clio Williams completamente rosso, numero 42, un pilota sicuramente di talento, Alessandro Bocchio, classe N3 Renault Clio RS dell'equipe Vitesse. Lo vediamo un po' sbagliare, uscire benissimo in curva, aprire tutto Alessandro Bocchio. Adesso seguiremo da vicino il nostro pilota locale Margaroli, Fabrizio Margaroli, in coppia con Marzio Conti. Eccolo qua Margaroli, la curva uscire
molto pulito, cerca di guidare davvero con estrema pulizia Fabrizio Margaroli. Qui vediamo ancora i tornanti con Bocchio, arriva in staccata. Buona anche questa curva da parte di Bocchio, davvero tanti bravi piloti questa sera qui nella prova speciale, non indicativa dal punto di vista dei tempi ma davvero spettacolare. Poi da crodo si comincerà, diciamo così, a fare sul serio anche per la classifica. Ancora Bocchio davvero molto bravo. Adesso vediamo Margaroli, però Margaroli in coppia con Marzio Conti, sempre su Renault Clio RS gruppo N3, sicuramente uno degli N3 che si potrà mettere più in luce Margaroli. Abbiamo aperto proprio gli N3 con Bocchio, si sono concluse la classe A7, adesso c'è la N3. Qui vediamo il numero 44 che è Centre con Igor Deren su Peugeot 206 RC della Pentathlon Autosport. Qui ancora Margaroli con la sua Clio Williams, uscire e cercare di tagliare la curva nel migliore dei modi. Lo vediamo questo tornante, davvero bravo Margaroli, però ripetiamo indicativamente i tempi. Abbiamo visto il 2-3 di Giudici, il 2-6 di all'inizio dei primi due di Canella, di Pozzi, Vineis sullo stesso tempo, anche Pastore, comunque non tempi da classifica ma tempi da spettacolo, tranne il primo ritirato che è Barbieri Tresti con il numero 19 che ha rotto probabilmente una sospensione, è stato costretto a uscire. Poi abbiamo visto anche il 31 che aveva fatto un incidente, Martinelli, che ha costretto Galli a rallentare la sua corsa. Vediamo davvero la gente intorno qui a Druogno, si è seppata ovunque. Ricordiamo, mi raccomando, la massima prudenza a tutti quelli che seguono il rally, di rimanere davvero in ordine per permettere al rally l'anno prossimo di passare al trofeo nazionale di Coppa Italia. Dunque sarebbe davvero un grandissimo traguardo. Quest'anno si corre su due tappe. Vediamo Centre che con la sua Clio sta per completare il giro, davvero immagini bellissime. L'elicottero è già verso crodo per seguire la seconda prova speciale di 9,6 km. Adesso c'è in pista il numero 44 che, come detto, è Centre, Elvis Centre. Adesso sta per partire il numero 45 che dovrebbe essere Ivo Coccino, ma il numero 46 che è Stefano Fodrini in coppia con Michela Minacci su Renault Clio RS. Abbiamo Tanino che dovrebbe avere qualche tempo definitivo della prima prova per vedere indicativamente chi è il migliore. Tanino, attenzione. Allora c'è una sorpresa, Ridman col 16, 1.59.09 ha vinto la prova, secondo Negri il 14 sempre su Clio Williams con 2.00.00, poi terzo tempo il 18 che è una sorpresa, Beltrami Oglio con la Clio Williams 2.00.06, poi c'è il numero 21 Barrera Semestraro sempre con una Clio Williams 2.01.03, poi a pari merito col 2.03.04 c'è il numero 3 Giudici e il numero 20 Nicolini con l'onorevole Zacchera. Poi il sesto tempo ha fatto Pastore con una Clio 1006 2.03.07 e sul 2.04.05 troviamo il 30 Frattini Martinelli per trovare all'ottavo posto, staccato di 3 centesimi con 2.04.08, Blardone, lo sciatore, col numero 33. No, Blardone, ti interrompo, non c'è Generelli che corre al posto di Blardone che è impegnato a Roma, quindi non c'è Blardone, c'è Generelli che guida. Comunque buonissimo tempo per Generelli. Ha fatto un tempone, l'ottavo tempo, con 2.04.08. Ecco, indicativo Tanino, io vorrei soffermarmi sull'1.59 di Ridman che ha dato per dare 7 secondi a Canelli e Pozzi con 2 km, non è poco. C'è da dire che Ridman è andato proprio a tavoletta, non c'è un'altra spiegazione. I primi due sono proprio andati piano, Ridman è quello che ha fatto il tempone, ci ha creduto, e un distacco come questo può influenzare la classifica finale, perché 7 secondi su 4 km sono tanti, questo è il rischio
di fare queste prove a passo lento, sono in sicurezza. Ecco, adesso continuiamo a vedere le partenze, però abbiamo la classifica praticamente definitiva, mancherà solo da seguire a meglio con l'86 che potrebbe magari inserirsi nei primi dieci concorrenti. Adesso 2 minuti di pubblicità, restate con noi, dopo torniamo con tutta la classifica che Tanino ci manda. Riprendiamo la linea dopo la pubblicità, c'è in corsa il numero 48 Pier Giorgio Gironi con Massimo Marta, ma è importante Tanino ricordare la classifica perché abbiamo tutti i tempi, possiamo avere diciamo un quadro generale di questa prova spettacolo, la PS1 nel circuito di Duoglio prima di passare a crodo la PS2. Sì, c'è la sorpresa di Ridman che ha vinto la prova con 1.59.09, ma non è tanto la sorpresa che Ridman abbia vinto la prova, ma la sorpresa è che ha dato 7 secondi al duo Cannella con la Renault Clio e Pozzi con la Fiat Punto, 2 possibili vincitori del rally, e un distacco di questo tenore qui può influire sulla globalità dei tempi del rally, perché un distacco del genere si può prendere su a crodo, ma non su una prova spettacolo del genere. Devo inserire anche il numero 12 Gabella Mancini con 2.03.07, che in poche parole si posiziona in sesta posizione a pari merito con Pastore Terrano numero 4. E dunque abbiamo già le piccole prime sorprese in questa prova spettacolo, anche se l'abbiamo ripetuto, 2 km 350 metri non può essere indicativo, però 7 secondi da portarsi dietro come bagaglio iniziale di positività per Ridman non sono poche, anche perché lui è un pilota molto morale, si carica, è convinto di poter fare bene, ha sempre fatto bene, gli è sempre sfuggita la vittoria per poco, potrebbe essere uno dei protagonisti. Ma dato il tempo che ha fatto quest'anno, mi sa che vuole vincere proprio a tutti i costi, è partito con una determinazione.